Ci sono 5.000 lavoratori
sono di un ordine grado, quindi seguito. Oltre a tante nella soci dei circoli culturali, che valorizzano anche quello del rapporto interattivo con il volontariato, per tutto quello che si interessa tra azione sociale e azione culturale. Quindi questa è un po' la fotografia. Noi abbiamo voluto chiamare cultura di fondo di questo appuntamento, perché Roma è una città piena, e noi lo sappiamo, che ciascuno di noi vive o sopravvive di questo e si ripete quotidianamente nella sperimentazione, nella ricerca, nell'educazione, nello spettacolo da bambino. Un ruolo che noi riteniamo debba avere e lo ha in pari dignità con le grandi, istituzioni culturali. Tutta questa diffusione è cresciuta in maniera molto lontana, quando c'erano amministratori competenti, attenti e interessati. Abbiamo assistito in questi anni al progressivo indebolimento. In alcuni casi, questo è solo, in alcuni casi c'è sembrato quasi di percepire una cosa che è stato. Oscar Wilde diceva che guardare una cosa è ben diverso dalla vedere. Non si vede una cosa fino a che non si vede la bellezza. Noi vogliamo amministratori capaci di vedere. Per questo chiediamo di partecipare alla cabina di regia del Consiglio di Cultura, presidenziale, nominato il programma, e abbiamo presentato una serie di emendamenti al programma. E vediamo insomma, se già a partire da oggi qualcuno è stato accolto di meno, insomma, qualcuno che è da abolire la delibera circolare, determinare in maniera definitiva il valore della cultura e il valore pari a quello economico. Non può essere solo tempo. E facilitare il miglior uso degli spazi pubblici utilizzati. Due, fare interagire gli assessorati, le politiche culturali, sociali e scolastiche, con le forze del terzo settore, per un piano di rinascita culturale della città, perché è uno strumento di dimensione di partito, è uno strumento fondamentale. Aprire immediatamente tavoli di progettazione tra comune, scuola e associazioni per interventi laboratoriali e anche formativi. Superare la circolare cavaliere. L'arte in piazza è diventata difficile quasi quanto accedere a Fort Knox. Non è possibile. Non è possibile che ci sia tutta una serie di procedure che non funzionano né più nell'arte del terrorismo e non l'arte non sono adesso adeguata anche a nuove cose. Se decide il diritto alle arti, alla musica, bambini e le bambine della città. Qua a mano tutte le forze del mercato finanziando borse di studio operari. Riassumere in un unico ambito cittadino gli elenchi che alcuni municipi hanno cominciato a fare delle associazioni che possono accedere al mondo della scuola. Favorire la creazione di orchestre integrale nei centri di sensibilità. Tutto questo si riassume in due parole che poi verranno affrontate nel 2016. Coprogrammazione e coprogettazione. Fare comunità mentre si sono a tavolino a vedere che cosa serve alla città per poter migliorare. Noi penso possiamo fornire una serie di fotografie della realtà territoriale del momento. Le realtà associative qui presenti sono il principale motore propulsivo dell'iniziativa. E devono contare, poter contare su una regolamentazione moderna e dinamica. Riassumo con due citazioni. Quello che è stato il passato. Non si può bruciare il prato per togliere le formiche, come è stato fatto a Roma, che è un articolo che abbiamo applicato. Ma noi diciamo all'amministrazione che una mano sola non può apparire, solo insieme si può fare. Buonasera. Allora, guarda, 5 minuti possono essere anche pure troppi rispetto a quello che è la situazione, perché la situazione del sistema teatro a Roma in modo particolare è drammatica in modo del tutto, e non conosce in questo momento
una prospettiva che sia chiara per vedere dove si va a fare. È un grosso problema. Comunque noi ci giriamo, noi vediamo che è complicato. Anche se domani si dovesse prevedere il teatro, gli spazi teatrali, comunque la possibilità di accedere allo spettacolo in maniera totale, noi dovremo affrontare una situazione che sarebbe drammatica ancora per un lungo tempo, perché prima che le persone si riaccostino al teatro, allo spettacolo in generale, bisognerà subire, come dire, un processo lungo che ci vedrà comunque in difficoltà. Ma drammaticamente questa difficoltà è una difficoltà che noi conosciamo da questo tempo, in particolare su Roma, e questa è una cosa che ci preme sottolineare in questo momento. C'è stata una totale assenza da parte del Comune nei confronti di tutto quello che è lo spettacolo dal vivo. Ovviamente io rappresento lo spettacolo, le sale teatrali, e ancora di più in questo senso abbiamo sentito questa mancanza. Non c'è stato nessun dialogo, nessuna possibilità di dialogo durante la pandemia, non c'è stato un intervento teso a comprendere quelle che erano le difficoltà che noi dovevamo affrontare. Mi basti pensare che anche adesso i teatri stanno programmando senza sapere che cosa fanno. Ci è già capitato l'anno scorso di fare una programmazione pubblicizzata come se fosse una stagione normale e spendere tutte le cifre possibili e immaginabili in termini di promozione, di allestimenti, cose del genere, e buttare tutto a mare in un secondo momento in cui le sale sono state chiuse. Non c'è stato nessun intervento. Io mi limito a poter fare un discorso di carattere generale, chiedo alla politica, ma abbiamo fatti tanti, adesso 5 minuti non sono sufficienti, e forse non è neanche il caso. C'è una situazione che è drammatica e abbiamo bisogno di questa discontinuità, della quale parlava anche il poc'anzi, perché non si tratta di discontinuità, si tratta di fare qualcosa a differenza di quello che non è stato fatto finora mai, in ogni caso. Comunque a sé. Quindi è chiaro che nel andare a guardare la prossima amministrazione noi non possiamo che sperare di trovare una sponda che in qualche maniera necessariamente ci coinvolga, anche perché molto spesso quei rarissimi provvedimenti, devo dire anche a livello ministeriale, che sono stati fatti, come dire, frettolosamente, senza la competenza necessaria per poter affrontare gli argomenti. Lo stesso secondo lui lo spettacolo viene gestito in una maniera improbabile per quello che è il disegno della realtà, ma questo, ripeto, è quello che avviene a carattere anche nazionale. Noi ci accontenteremo in questa fase di un'attenzione, come dire, particolare al settore che ci veda protagonisti, noi tutti, perché siamo noi che portiamo la nostra esperienza al servizio di questa cosa, con delle proposte che non ripeterò perché nell'incontro che abbiamo avuto con la te abbiamo già dette, ma sono delle proposte che voi tutti conoscete, con problemi a fare il pubblico, per le scuole che non torneranno, i paesi, i professori non ci pensano neanche lontanamente, il pubblico che sta lontano, e ci vorrebbe una serie di iniziative che ci vedono coinvolti, li conosciamo già. La cosa che noi chiediamo come segnale l'attenzione a quello che noi andremo in qualche maniera anche a proporre, a raccogliere le proposte che verranno dall'amministrazione. Sarà quello importante e ci piacerebbe mettere un punto su una cosa importante. In tutte le capitali esiste un fondo destinato proprio alla gestione della cultura da parte della capitale. Roma non esiste, sarebbe il primo vero passo importante per poter immaginare un rilancio del settore del cinema. Grazie. Sono gli spazi che normalmente
svolgono questo tipo di lavoro, questo è bene, questo è il caso. È chiaro che il termine cultura è un termine bassissimo, perché appunto la presentazione è vera di cultura, perché non c'è una definizione che possa fissare un tipo di cultura che passi attraverso solo alcuni spazi, spesso purtroppo questi spazi sono, diciamo, gli spazi di misure rilevanti o comunque di assegnare in maniera di filo diretto con l'amministrazione, della dirigitura, se non vanno a creare, ma lo stesso vale per musei o spazi musicali e quant'altro. E spesso sia, diciamo, ci si dimentica, è accaduto nella pandemia, credo che in qualche modo ci fosse un imbarazzo da parte delle istituzioni e della cultura. Non so se è stato in mano quindi la più nominata, anche perché i primi spazi estivi sono nostri. Durante il lockdown siamo stati catapultati in una chiusura immediata, 8 marzo dell'anno scorso. Parliamo di lunghissimo tempo, infatti, anche se il trauma è più rilevante che se la passata famiglia. Però quello che dobbiamo concludere tutti, e noi ad esempio come ACI, e comunque vogliamo la rete di varie associazioni, in una piccola chat abbiamo voluto dire a tutti dove vivere, senza poi capire bene cosa si sta accadendo. Ma soprattutto quello che non si riusciva a capire era la traduzione che dovevamo dare, proprio perché, come è stato detto da Checo, non avevamo riferimento sostanzialmente, perché il comune era una, diciamo, rispondeva occupato al telefono o rimandando che il consigliere era quello che non fosse a me, che il consigliere era. Per fortuna, insomma, la legislazione di ieri ha dato riferimento in questo senso e ci ha dato delle indicazioni. Ma responsabilmente, io credo che la gran parte, siamo tutti in questa sala, hanno chiuso questi spazi e tantissime associazioni sono anche diversate, è stato già detto, in opere di volontariato, nonostante le difficoltà economiche e, diciamo, in qualche modo la mancanza di una visione a lungo termine, perché non sapevamo quanto sarebbe durato. La cultura in quella fase a chiudere fu, diciamo, tutta l'attività economica produttiva italiana, sia pur in parte, no? Nel senso che probabilmente la grande industria non chiuse neanche più lontano. Quindi, diciamo, a chiudere fu quella parte che venne definita delitto. Studiato più forte di linguaggio, perché probabilmente il linguaggio dell'associazionismo non è ancora conosciuto in fondo nelle istituzioni, proprio perché gli assessori in questo mondiale, perché probabilmente il linguaggio dell'associazionismo è più conosciuto all'interno dell'assessore dei lavori sociali e quello dell'assessore dei lavori urbani si conosce totalmente la terminologia. Si parlò di distanziamento sociale, che per me disse chiaramente non è un distanziamento sociale, ma un distanziamento fisico. Anzi, bisogna stare più vicini possibili. E quello è il ruolo, insomma, che riesce a costruire questo mondo qui. E lo ha dimostrato prima della, durante la pandemia di questo servizio sociale, cosa sono andato a sostituire, di sociale, di centri sociali, i modelli di quartiere, direi che questa città sostanzialmente è stata retta dal basso, che poi è il tipo di cultura che noi proponiamo qui, nei nostri piccoli spazi, che vengono messi in rete. Ed è quel passo che non viene valorizzato, che non è mai stato valorizzato in qualche modo, ma che a mio avviso può essere messo a servizio di chi governerà questa città, che può cogliere finalmente questa opportunità, una grande opportunità. Stavolta non cogliere questo, è chiaro che noi siamo abituati in qualche modo ad autofinanziarci, ad autogestirci, cioè a regolamentarci, però è evidente che se la prossima amministrazione fosse in grado di cogliere questa opportunità, probabilmente queste città cambierebbe davvero poco. Io anche credo che sicuramente il mondo va a scasseggiare. Tra i temi in direzione sicuramente il tema della semplificazione amministrativa è fondamentale. La carriera non si può intersecare con l'ordine di Covid, è una follia totale. Noi diventiamo organizzatori nemici del pubblico che dobbiamo accogliere sostanzialmente, perché li perquisiamo, li identifichiamo, cioè diventiamo nemici della platea che dovremmo invece aggregare. E poi il tema sicuramente che è molto caro a noi, ho già parlato di teatro, qui di lui, quello di Lifeblade, è in discussione una proposta di legge che valorizzi queste strutture, queste già in Germania sono considerate istituzioni in qualche modo culturali, come è per i teatri di sé, come per i cinema. In questo senso, questa è una legge che a mio avviso sarebbe raccolta anche a livello comunale.
divisa totalmente e con altre logiche che ridiano spazio alle associazioni, perché è chiaro che è stato fatto che spesso diciamo porta a derive per cui la progettazione sostanzialmente poi un cerimito all'aperto, diventa un cerimito più che uno spettacolo. Io ringrazio. Grazie. Salve a tutti, benvenuti, ci sono un sacco di amici in sala e vi ringrazio di essere qui oggi. Allora, parto subito, mi aggancio a quello che diceva Vito, diciamo, è stato affidato il compito di parlare di due cose, poi ho altre piccole cose, ma starò nei 5 minuti. Le grandi kermesse culturali. Allora, siamo passati da negli ultimi 15 anni, perché è inutile stare lì a non dire le cose vere, negli ultimi 15 anni la città ha avuto un evento divino. Siamo passati dall'estate romana, che la menzionava Vito, della più grande kermesse che noi conosciamo, dall'eventismo alla sagra di paese, senza incidere invece realmente sul tessuto della città e per in qualche modo riportare la cultura tra i cittadini. Sappiamo benissimo perché è stata fatta l'estate romana. C'era quel periodo storico dove le persone avevano paura di stare insieme. Ecco, c'era un'altra paura, si sparava paura. Ecco, mi sembra che potremmo cogliere di nuovo questa avventura, perché adesso abbiamo di nuovo paura di stare insieme. E quindi l'estate romana del 2022 potrebbe essere già un momento di rinascita, ovviamente, per quella che è messa. Noi speriamo che Roma rinasca un po' prima. Perché il punto, ma questo già l'abbiamo detto a Gualtieri quando l'abbiamo incontrato, quindi non lo ripeto, è che si è passati dal finanziamento al contributo. Purtroppo c'è da mettere in piedi il principio della sussidiarietà. Se, come è vero, tutti i comuni non possono adempiere a tutti i servizi, devono lavorare in sussidiarietà con gli operatori che sono all'interno della città, e quindi automaticamente deve scattare un rapporto fiduciario tra l'operatore e la pubblica amministrazione, quindi non un rapporto burocratico ma fiduciario, perché se ci incartiamo sulla burocrazia non riusciamo più, e negli ultimi 15 anni c'è sempre a quello che sta accadendo non c'è mai fine, c'è un inasprimento, soprattutto gli uffici sono costretti a fare lavori che non sanno fare, diventano dei controllori che devono diventare commercialisti, insomma io ho visto impiegati a cui viene chiesto tutto e così praticamente non funziona più. È a cascata, le grandi kermesse le stanno subendo. Penso per esempio addirittura alle notti bianche, che erano sicuramente interessanti, le notti dei musei che si facevano sì negli ultimi anni, ma avevamo perso la pila. Quella roba va rimessa in moto non con lo spirito del dell'eventismo, ma con cose che resta in maniera civica. E lancio qui una proposta: perché non inventarcene un'altra e immaginare la grande fiera dello spettacolo dal vivo a Roma? Poi magari ne parleremo. Grazie, siamo alla capitale, fare tutto a Milano non è proprio il massimo, per tutto il rispetto per Milano, però qualcosa vorremmo fare qua. Del servizio pubblico, mi avete capito quando l'ho denunciato, il tema delle istituzioni culturali. Beh, le istituzioni culturali sono quelle che drenano la maggior parte del bilancio sulla cultura del Comune di Roma. E allora le grandi istituzioni culturali, cioè il teatro dei teatri di Roma, l'auditorium, il teatro dell'opera, devono iniziare a fare una progettualità condivisa con gli operatori della città. Non è possibile affidare solo ed esclusivamente alla visione di qualcuno appunto le culture diffuse. La traduco: è bellissimo un carro di teschi che gira per la città e si apre e ci fa sentire la lirica, non basta più solo quello. C'è bisogno di capire con gli operatori del territorio cosa serve in quel territorio, interessarli anche dal punto di vista lavorativo e creare una progettualità insieme alle grandi istituzioni culturali fatte sul territorio per quello che serve al territorio e far lavorare gli artisti del territorio, perché Roma è piena di persone capaci che stanno lavorando, non sono solo le grandi istituzioni culturali. Riprendo una cosa velocissima, la città in 15 minuti, no? L'ho letto sul programma. Ecco, io penso che qualche capitale sia un po' più avanti, no? Ci sta provando. Io oggi siamo alla città delle due ore più o meno.
arrivare alla città dei 15 minuti secondo me è ambizioso, non so se ce la si farà in 5 anni, però cioè, se in 10 si riuscisse. Questo significa, e qua mi aggancio col patrimonio pubblico, che noi dobbiamo assolutamente aprire degli spazi ibridi, no? La famosa ibridazione, che dobbiamo però cogliere come tema di fondo, perché, e questo lo dico alla platea, non lo dico al candidato sindaco, se siamo messi come stiamo è anche perché non ci sappiamo rappresentare. Abbiamo un'autoreferenzialità un po' eccessiva, forse sarebbe il caso anche di fare squadra, di stare insieme per poi avere un peso differente nei confronti delle istituzioni. Ovviamente quello che quartieri delle grazie. Sforzo, no? Perché mettere insieme queste iniziative non è stato facile e ci proponiamo di accogliere anche altri, perché sotto questo simbolo noi vogliamo raccogliere tutti quelli che ci vogliono stare, e quindi per fare squadra abbiamo bisogno della famosa cabina di regia, e siamo a completa disposizione, perché deve essere aperta la città, eh? Il giorno dopo deve essere aperta la cabina di regia, in controtendenza con quello che è accaduto negli ultimi anni, perché la pubblica amministratori precedenti si sono chiusi nella loro torre d'avorio e non hanno ascoltato nessuno. Andiamo in un'altra direzione, grazie. Perché non è possibile avere confrontarsi ogni giorno
Come sapete, in questi anni c'è stato un salto di democrazia, i corpi intelligenti sono spariti, noi invece ci andiamo insieme, perché siamo una cosa, cominciare a contare, non per noi, non per le nostre sedi, per la nostra sedi, ma per la qualità della vita di questa città che diciamo. Ultimissima cosa, abbiamo proposto come rete per i 150 anni di portale di Roma Capitale, volevamo fare un'attività all'interno della SEAPE. Abbiamo chiesto anche quei soldi dove il nostro dove è stato per quel cavolato in generale, cioè, insomma, dai, un po' più di risorse. E non c'è stata nessuna risposta, neanche dal Ministero, una risposta di base, era bellissimo, perché volevamo raccontare la storia di Roma all'interno delle strutture e delle case che poi hanno accolto chi come me, sono di origine abruzzese, anzi di giorno per una bella, è stata accolta dalla città e quindi ricordare come si era la vicenda di questa città. Non c'è risposta. Questo mondo che sapete era disponibile a fare anche un lavoro in tal senso. Non abbiamo una risposta e noi ne vediamo molto molto di più, la rete è molto forte, molto pesante, dobbiamo agire e pesare in tutte le scelte di questa città. Una volta noi dicevamo che era un lusso, la cultura deve stare dentro, i nostri territori, in un progetto politico anche di bilancio, di risorse, mi raccomando, abbiamo chiesto anche nel PNRR la cultura che sì, perché proprio quella è la qualità delle nostre vite, assolutamente. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera Roberto, scusatemi se leggo, ma così sono certo di rientrare nei fatidici 5 minuti. Sarà l'età, ma quando parliamo di certi argomenti mi viene sempre in mente la citazione di un famoso film, ho visto cose che voi umani, e purtroppo non le ho viste solo durante gli ultimi 5 anni, con la totale assenza di una programmazione culturale, o durante la consigliatura di Alemanno. Le ho viste pure quando era sindaco qualcuno che purtroppo solo a chiacchiere si diceva sensibile ai temi che trattiamo oggi. Secondo me anche Veltroni partiva da un presupposto sbagliato, ossia quello che fare cultura vuol dire esclusivamente produrre eventi, senza nessuna attenzione nello strutturare e favorire la filiera culturale, senza capire che la cultura è per molti un lavoro e che quindi si deve dare attenzione sia al pubblico che agli addetti, che sono senz'altro due facce della stessa medaglia. Invece a tutto ciò non si è mai pensato, si è organizzata la festa del cinema senza alcun collegamento con gli studi di Cinecittà, si sono ingolfate di danaro le grandi istituzioni a scapito delle piccole, non si è mai ascoltata la voce degli artisti e degli operatori culturali, altrimenti certe assurdità ce le saremmo risparmiate. Se si fosse chiesto il parere di coloro che sui palchi ci salgono per suonare, forse non avremmo all'auditorium delle sale senza la regia, con i capi che passano per gli piedi degli spettatori, senza quinto e fondale che se devi togliere un pianoforte dalla scena devi farlo rotolare per le scale, perfino senza corrente elettrica che per far funzionare qualsiasi cosa serve un gruppo elettrogeno. Se si fossero interpellati gli artisti, alla Casa del Jazz si sarebbe realizzata una sala realmente utilizzabile o magari un auditorium all'aperto stabile al posto delle strutture provvisorie, oppure anziché costruire alla Ravagis l'ennesimo spazio quasi mai usato, utilizzare quelle risorse in modo più funzionale, magari per sostenere innumerevoli luoghi già esistenti. E il punto è proprio questo, nell'occuparsi di cultura a Roma fino ad oggi non si è mai partiti da un'esatta fotografia dell'esistente, dalla miriade di associazioni culturali del territorio, dalle centinaia di spazi teatrali, dalle migliaia di scuole d'arte. Giuro che il prossimo mi dice che siamo il petrolio dell'Italia lo strozzo, perché chissà perché, ma questo petrolio non lo sfruttiamo mai. Roberto, un tuo poco illustre predecessore al Ministero dell'Economia è passato alla storia non certo per i risultati conseguiti, ma per la sciocchezza che con la cultura non si mangia. Invece con la cultura si mangia come? Io non vorrei adesso equivocare nel senso che si mangia in maniera lecita, ovviamente. Un altro modo di dire che andrebbe cancellato per sempre è quando ci definiscono l'industria culturale. No, noi siamo quanto di più distante dall'industria. Dall'industria che inquina, che fa ammalare le persone, che devasta i territori. Essere diversi da così, siamo piccoli ma siamo tantissimi, siamo dappertutto e dappertutto creiamo effetti positivi, sia da un punto di vista sociale che occupazionale. Gli operatori culturali e gli artisti chiedono che sia finalmente riconosciuto il loro ruolo, la loro dignità e il loro diritto al lavoro.
Siamo stanchi di avere solo doveri e nessun diritto. Siamo stanchi di essere gli unici a pagare contributi per una pensione che non percepiremo mai. Siamo stanchi di una pressione fiscale e previdenziale in continuo aumento, senza che questo corrisponda ad un reale miglioramento delle nostre condizioni di vita. Noi svolgiamo una funzione insostituibile, insegniamo ciò che l'istruzione pubblica ignora, diffondiamo quello che è escluso dai circuiti commerciali e di massa. Abbiamo diritto che tutti si accorgano, una volta per sempre, che fra tutte le filiere, quella culturale può essere la più ricca, la più moderna, la più sostenibile nel rispetto dell'ambiente. Io oggi rappresento le scuole d'arte, un mondo che solo nella nostra città enumera mille realtà con centinaia di migliaia di utenti. Eppure se dobbiamo rivolgerci all'amministrazione comunale non sappiamo dove andare, se all'assessorato alla cultura, a quella alle scuole, al sociale. Semplicemente non esistiamo. Ogni politico, ogni assessore, consigliere, funzionario o impiegato frequenta e manda i propri figli a lezioni di musica, di danza, teatro, fumetto, cinema, animazione, fotografia, ma poi tutto questo è come se non esistesse. Non siamo degni nemmeno di avere un nostro riferimento istituzionale. Durante il lockdown, per affrontare le difficoltà derivanti dalla chiusura, abbiamo messo in incontro all'ex assessore Luca Bergamo, che non si è degnato neanche di rispondere. Anche per questo non vogliamo vederlo più, nemmeno in cartolina. Come si dice a Roma, abbiamo compreso che su queste questioni è un'altra camminata. La tua passione musicale ci rassicura e ci fa sperare che nel futuro Roma Capitale metta al centro della sua rinascita la sua ricchezza culturale, non solo quella dei monumenti o delle grandi istituzioni, ma quella dell'intera filiera. Ci aspettiamo che sia cancellato per sempre l'obbrobrio della delibera 140 e anzi che sia... stabilito una volta per tutte che il patrimonio immobiliare del comune è a disposizione delle attività sociali e del terzo settore. Siamo convinti che con la vita della nostra città tutto ciò sarà realizzabile, altrimenti, suonando e facendo più rumore che sia possibile, saremo ogni giorno in piazza del Campidoglio a ricordartelo. In bocca al lupo. Grazie davvero a voi, a tutti voi, alle associazioni che rappresentate, a questa rete importante che avete costituito, al teatro che ci ospita. È bello essere in teatro, insomma, è bellissimo e sono contento non solo di questa iniziativa, ma dell'interlocuzione che abbiamo avviato e credo condotto con impegno e serietà, con molti incontri, con molto ascolto, perché insomma noi partiamo da due dati che entrambi non possono essere sottolineati abbastanza. Il primo è la portata della crisi, della difficoltà che ha investito il mondo, il settore, i soggetti della cultura, o meglio delle culture, e non solo, ma naturalmente molto per l'impatto drammatico della pandemia, ma anche per ragioni più profonde che sono al tempo stesso ragioni che rimandano a errori politici, a scelte sbagliate che sono state fatte in questi anni, ma anche forse a un più profondo deficit di costruzione di forme politiche che aiutassero a strutturare una rete delle culture. E quindi noi abbiamo una difficoltà che poi può avere anche un impatto sul futuro, perché io vedo anche un paradosso: con la pandemia c'è stato paradossalmente un aumento dei consumi culturali che però sono stati tutti mediati naturalmente nel distanziamento non solo fisico ma spesso sociale, prevalentemente no, dalle piattaforme. E quindi accorgo subito, io credo che un'amministrazione seria avrebbe dovuto immediatamente, come in qualche modo questo distanziamento fisico, perché noi abbiamo voluto fare il distanziamento fisico perché per fortuna ci sono stati quelli che hanno aiutato che non fosse sociale,
fosse per uscire da questa fase sarebbe stato fondamentale investire in modo straordinario sul riportare la fruizione della cultura nei suoi luoghi sociali e materiali con un investimento straordinario. Ecco, questo non è stato fatto e io penso che è giusto che la prossima estate romana sia memorabile da questo punto di vista, sia il luogo in cui questo fermento e questa derivazione trovano, devo dire, un momento di celebrazione dell'incontro e della rinascita della ripartenza. Quindi difficoltà pesante, soprattutto dei lavoratori del settore delle culture, dei soggetti, delle imprese, delle associazioni e anche dei cittadini, che sono stati deprivati da un bene che è qualcosa di più che un servizio che si consuma, ma è un diritto fondamentale che dà pienezza alla cittadinanza e alla vita. Dall'altro lato noi abbiamo, fortunatamente, proprio a fare contrappeso a questo quadro cupo, invece la vitalità straordinaria di un tessuto culturale e associativo diffuso che esiste, che resiste, che propone, che crea e che è un soggetto, un interlocutore fondamentale per immaginare una rinascita di Roma come grande città della cultura e delle culture. Quindi noi partiamo, come dire, da una situazione in cui abbiamo entrambi, fortunatamente, gli estremi. Abbiamo la parte critica e negativa, ma anche le risorse che voi qui, in gran parte, in misura significativa, in qualche modo, rappresentate e esprimete anche per uscire in modo strutturale, in modo stabile, in modo non congiunturale da questa difficoltà. Ma questo richiede, io penso, una visione e un metodo. La visione è quella che nel dire che Roma deve essere una grande capitale della cultura ha in mente due dimensioni fondamentali. Quella del respiro e della centralità di un settore, di una dimensione che per sua definizione deve essere centrale nell'identità, nella crescita, nell'attrattività di Roma, una grande metropoli europea che produce cultura, buona cultura, cultura di qualità e che quindi investe su questa dimensione in tutte le sue sfaccettature, la produzione, la distribuzione, il consumo, la formazione, le istituzioni e le politiche e le strategie per rendere centrale la cultura nella società, economia, territorio della città e nelle sue reti internazionali. E dall'altra dimensione è quella, quindi la prima è una dimensione, diciamo, dallo sguardo alto e dall'ambizione grande, la seconda è quella della prossimità dei 15 minuti, che io spero non sia considerata una chimera, perché è il terreno su cui tutte le grandi metropoli stanno misurando la concretezza di una rivoluzione della concezione degli spazi urbani dentro il perimetro della sostenibilità, dell'innovazione, della coesione e dell'inclusione. E la città dei 15 minuti significa anche, perché prossimità dei servizi non può non considerare primario tra i servizi che devono essere vicini alla città della cultura, significa diffusione, significa territorio, significa ricomposizione, significa dislocazione in tutta la città dei luoghi, degli spazi, delle occasioni per produrre e per, non mi piace dire, consumare, per vivere la cultura. E quindi noi dobbiamo partire da questi due punti. La cultura, la centralità della cultura e la diffusione e il radicamento della cultura a Roma. E per farlo abbiamo bisogno, penso, di che, insomma, è quello che emerso, io dico adesso con maggior convinzione di causa, grazie a voi, grazie alla riflessione, all'elaborazione, al confronto,
confronto, alla discussione che abbiamo voluto fare, significa una serie di punti. Quanto più procede questo metodo, diciamo, ma che è il dialogo, che ascolto, tanto più anche nella mia testa si chiariscono e si scolpiscono. Il primo è sicuramente quello della trasversalità della dimensione della cultura. Francesca ha detto le cose molto giuste, e poi invece sfugge, e invece di essere trasversale rischia di essere subordinata. E invece per noi la cultura sta dentro le politiche culturali propriamente dette, ma sta dentro anche la formazione e sta dentro anche il sociale. E questo è molto importante, anzi, perché la cultura è un ingrediente prezioso perché le politiche sociali siano politiche sociali che puntano sempre non all'erogazione di un servizio di cura in cui il destinatario è un soggetto passivo, ma alla cura come inclusione, valorizzazione delle capacità di ciascuno e della bellezza della vita associata in una città. E quindi questa trasversalità della cultura va innanzitutto compresa e poi va anche declinata in una capacità di renderla effettiva dentro le diverse filiere amministrative, dentro le diverse politiche, e anche a far parlare il linguaggio anche della collaborazione, della partecipazione con il mondo dell'associazionismo, del volontariato, del terzo settore, dentro le politiche culturali, che hanno una dimensione, e ce l'hanno, perché poi esiste anche quella, di industria culturale che va trattata, ma anche una dimensione che non può essere risaurita e ridotta dentro i parametri tradizionali, diciamo, del commercio, dell'industria e della vendita dei servizi. La cultura è qualcosa di più e qualcosa di più largo. Quindi questo ci richiede una grande anche capacità di innovazione nella gestione delle politiche. Noi cerchiamo di farlo anche con questa idea del Consiglio della Cultura, che deve essere un organismo che sta in alto, diciamo così, nella gerarchia degli assetti del Campidoglio, proprio perché è capace non solo di includere tutti i vari attori, i vari soggetti, e naturalmente noi lo faremo inclusivo, Consiglio della Cultura, qui deve essere presieduto dal sindaco, ma anche perché poi sia capace di declinare e tradurre sotto le varie dimensioni questa importanza e centralità della cultura. Quindi, primo, trasversale; secondo, concertato, appunto. Concertato, perché la parola evoca tutto quel concetto, che il concetto nel diritto societario è un reato, nella cultura e nelle politiche pubbliche è un dovere, invece, perché noi dobbiamo proprio concertare, perché non è che stiamo facendo la gara al massimo ribasso, stiamo valorizzando la capacità di produrre cultura di qualità. E quindi, come stava anche, perché poi se no si sbaglia, se ci sono i cani, le sale, la concertazione deve riguardare la programmazione e le scelte strategiche, e anche un po' di più, vorrei dire, anche l'execution, perché chi ne sa meglio che ci sia sentito prima che dopo, e dopo bisogna, diciamo, faticosamente mettere le toppe e le pezze, diciamo così. Anche perché il governo deve sapere il più possibile e avere la vorace curiosità di studiare e imparare tutto quello che ascolta, io cerco di farlo, ma deve anche a un certo punto sapere di non sapere, che è anche una forma di sapienza, e quindi anche sapere che succede cosa, meglio chiedere a chi le sa perché le fa, o a chi crede di saperle, o a chi le vive solo dal punto di vista contabile o procedurale, perché c'è la contabilità, e naturalmente chi dice i soldi pubblici deve essere attento ai conti, c'è la procedura, perché esistono le procedure amministrative, ma se c'è la dittatura della contabilità e della procedura sul merito dei temi, dei saperi, delle arti, delle cose, si fanno male le politiche.
e quindi la concertazione ha una sua, diciamo, fondamento, vorrei dire, profondo, ontologico, soprattutto in questo ambito. Quindi noi dobbiamo costruire le nostre politiche chiamando a raccolta sulla cultura i soggetti che fanno cultura. Potrebbe sembrare una frase da catalano, ma ahimè non lo è, nel senso che non vorrei una grande rivoluzione sociale, però è quello che dobbiamo fare e faremo naturalmente. La terza parola chiave che, insomma, raccolgo, che abbiamo, penso, acquisito, assunto dalle vostre proposte, dalla vostra elaborazione, dagli incontri, eccetera, è quella della sussidiarietà, intesa appunto nella modalità scolpita, il famoso ormai cervello, perché mi hanno nominato sempre, non sembra una notte, l'esattivo 55, diciamo, cioè terzo settore, mi perseguita, avete la Cristina, dove abbiamo messo le PNR, l'abbiamo spiegato alla Ragioneria Centrale dello Stato, a tutti, abbiamo e ormai si vive insieme, ci accompagna, e quindi, come dire, questo concetto rispetto a una modalità dei bandi, delle gare, della, diciamo, mercantilizzazione spinta, noi dobbiamo coprogettare e anche coprogrammare. Quindi questo abbiamo, non è una concessione per chiamare l'applauso, perché l'abbiamo detto, l'abbiamo capito, anche grazie a voi, e insomma questo lo dobbiamo fare, lo faremo, perché si fa così, si può fare così. Lo fanno da altre parti e appunto l'idea ma non ce lo fa fare l'Europa è una palla, diciamo, lo so, lo dico io, mi intendo i cammini europei che sono tanti, che sono proprio per questo anche, diciamo così, interpretabili, e quindi non la pigrizia è la pigrizia della politica che produce, che dice no, ma troppo complicato, diciamo, trattiamo questo come la vendita delle saponette, no, non è la stessa cosa, quindi naturalmente questo deve essere il metodo che noi proponiamo, un metodo generale, probabilmente quello di un grande patto, una grande alleanza con le forze sociali, con le forze produttive, con le forze associative, che in particolare in alcune dimensioni delle politiche pubbliche, come quella culturale, quella sociale, non possono che essere protagoniste, anche per una ragione, questa sì, economica, perché noi possiamo e dobbiamo, se usiamo in modo intelligente le norme e non stupido, valorizzare i nostri beni dismessi e abbandonati e aiutarci con il regolamento della gestione condivisa dei beni comuni, come a quello di Bologna che vogliamo fare a Roma, valorizzarli, perché qui fa un conto, diciamo così, pubblico, e dice no, ma se io l'avessi fatto gestire a Bill Gates avrei guadagnato più, quindi se tu mi dai meno di Bill Gates io ho un problema alla Corte dei Conti. No, ma io il conto devo fare, quanto mi costa che sta abbandonato? Quanto mi costa che non do un servizio culturale e sociale e poi me lo ritorno da un'altra parte come costo per l'abbandono scolastico, per l'assenza di sicurezza, per il degrado? Questi costi li vogliamo contare o no? Questa è contabilità. E tutti diano il meglio di sé, e tutti anche siano attenti a garantire lavoro di qualità, ma appunto i beni comuni vanno gestiti come beni comuni in una grande partnership col mondo associativo per costruire, perché poi questo dopo il sussidiario ci porta la quarta parola, è quello della diffusione. I luoghi, forme della cultura devono essere diffusi, perché oggi non ce ne sono abbastanza, e poi la cultura è quella cosa in cui l'offerta e la domanda si rafforzano, si deboliscono,
offerta di cultura, più teatri chiudono, più spazi chiudono e si abbandonano, meno ci sarà la domanda di cultura e quindi c'è il rischio di un avvitamento. E noi invece questa dobbiamo sapere che, siccome crediamo alla prossimità, e per noi la prossimità non è solo la vicinanza fisica, che pure aiuta, perché poi per attraversare la città, per poter andare al cinema, a teatro, a vedere un concerto, non è una cosa, poi dobbiamo anche fare in modo che si possa attraversare la città con il trasporto pubblico efficiente, magari con la metro aperta 24 ore nel weekend, che chiuda più tardi, con gli autobus che viaggiano più tardi, e con gli assistenti anche per le donne, a uscire la sera, tutto questo. Poi, come dire, oltre aiutare ad andare un posto lontano, magari avvicinare anche le cose alle persone. Quindi la città di 15 minuti significa anche per noi fare una mappa in cui si vede veramente che ci sono territori che sono deprivati di luoghi di cultura, e se sono deprivati i territori sono deprivati i cittadini, se i cittadini sono deprivati i luoghi delle occasioni di cultura, sono derivati rispetto al loro diritto di cittadini e anche di contribuenti, perché è un diritto fondamentale, per questo è la nostra idea di città dei 15 minuti, il diritto alla cultura è uno dei diritti di prossimità che va assicurato, sarà faticoso, sarà ancora dove più tempo e non tempo, ma anche qui io più giro i quartieri della città, più vedo, assisto a luoghi pubblici, chiusi e abbandonati, e a associazioni che vogliono fare cose. E quando le vanno hanno pure la domanda. Allora, se questi tre punti si congiungono, forse non è neanche un'equazione così complessa da risolvere, ma può essere invece una soluzione, come si dice, reggetto win-win, diciamo così, da tutti i punti di vista. Quindi il tema della diffusione, che significa spazi ma anche rete, perché poi la diffusione oggi può essere anche una diffusione che nel mentre che valorizza le specificità territoriali, l'identità dei vari quartieri, le domande specifiche che ci sono, con le reti, crea anche l'incontro tra gli spazi, mette anche a servizio la produzione culturale di un territorio, di un quartiere, dell'intera città, produce una pluralità di centri di produzione culturale, fa conoscere la città meglio a partire proprio quartiere a chi la vive, ma anche per lo mette a servizio. Quindi noi l'estate romana fu memorabile, io mi ricordo, ci andavo da piccolo, insomma, a Massenzio, un momento spettacolare, no, di ricomposizione con la città, e è appunto simile, giusta la similitudine, noi lì si usciva, erano gli anni di piombo, questi sono gli anni, insomma, i mesi del virus, e quindi va dato questo, questo deve essere travolgente, ma deve essere ancora di più di allora diffusa questa volta, diffusa in tutti i luoghi della nostra città. E poi la quinta dimensione, l'ultima, per fare tutte queste cose, è quella che quanto più si fa tutto ciò, tanto più secondo me si incoraggia la creatività e la qualità. E la creatività e la qualità, poi dico, abbiamo discusso tante volte, la si fa naturalmente con le politiche e con le istituzioni pubbliche, ma anche no, anzi spesso no, perché poi l'innovazione, l'avanguardia, la creatività ha anche dei luoghi che spesso non sono quelli no, mainstream, che devono essere anche favoriti. E poi c'è l'altra dimensione in cui le politiche pubbliche favoriscono l'accessibilità e anche colmino i fallimenti di mercato, per cui uno spettacolo, una compagnia che non avrebbe la sostenibilità economica per venire qui, un ente pubblico lo paga e lo rende fruibile ai cittadini. Ma proprio per quello sarebbe bene che le strutture pubbliche facessero questo e non facessero invece, abbassassero l'asticella per fare più facilmente audience pubblico, e quindi poi facessero invece tipologie di spettacoli che magari invece potrebbero reggersi con le proprie gambe e che devono reggersi con le proprie gambe anche in una dimensione culturale e industriale. Quindi tutti questi aspetti credo noi dobbiamo mettere al centro della nostra visione, ma soprattutto lo dobbiamo fare insieme, e quindi sono contento che
insomma dopo anche tanti incontri bilaterali possiamo un po' sancire questa impostazione, questa visione, questa determinazione a voltare pagina e a dare fondamento al grande sogno di fare di Roma la grande città delle culture. Grazie. Vado, vado.